La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di disconoscimento di paternità, affermando l'ammissibilità dell'azione relativa in caso di fecondazione eterologa avvenuta all'insaputa del marito, purché essa avvenga entro un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza del ricorso a tale metodo di procreazione e il marito dia prova che il ricorso a tale metodo è avvenuto a sua insaputa.